Reduce dalla vittoria contro la Castellanzese, il Legnano chiede strada a Umbertona a caccia di punti per raddrizzare la propria classifica. E l'inizio è arrebbante, bastano 27 secondi per vedere Sacca trovare un pericoloso cross dalla destra. Ancora numero 7 poco dopo trova al centro Turquet che colpisce il palo da pochi passi e lì la si salvano. La prima conclusione del Legnano è questo destro di Rocco reso vano dalla bandierina alzata dell'assistente. E l'indiavolato Sacca, servito da Manasiev, trova il modo di mettere il pallone tra palo e portiere, mandando avanti i suoi al minuto 10. Ne passano poi 5 e questo cross nel mezzo, forse sfiorato da Turquet, diventa il raddoppio e Lilla sono spalle al muro. Il Legnano inizia quindi a uscire dal guscio, ma non crea pericoli per Fiore né con questo destro di Rocco deviato, né poi con la spizzata di Vernocchi su un successivo corner. Il numero 21 qui alza troppo il destro nel pallone che gli era capitato in area poco dopo. La ripresa si apre, il Bertona torna a spingere colpendo il palo con Manasiev. Sul corner Arpino trova l'inzuccata, ma una deviazione non vista dall'arbitro evita il gol ai Lilla. Sulla destra continua la gara ispirata di Sacca, che serve un pallone nel mezzo su cui due compagni sono in ritardo. Gli animi si scaldano e a farne le spese sono Zeroli e Manasiev, avvuniti dopo un battibecco dal direttore di gara. Dal primo minuto nella ripresa sono in campo Romano e Forte e quest'ultimo ha sul destro l'occasione per dimezzare lo svantaggio al 22esimo, ma la palla finisce di poco alla destra di Fiori. Due minuti più tardi cala il sipario con Arpino che si vede sventolare il rosso per un fallo giudicato da ultimo uomo su Manasiev sulla punizione, poi lo stesso capitano mette alto. Nonostante l'uomo in meno, il Legnano attacca e si fa vedere con questo colpo in testa di Barbui. Ci sarebbe anche questa bella chance per Romano che mette alto quando era già in fuorigioco. Al 38esimo il tris del Bertona con Procopio che mette il pallone nel mezzo e Turquet non sbaglia come fatto in precedenza. È la fine della gara in cui si è visto il peggior Legnano stagionale, una sconfitta che deve servire da motivazione per lavorare e rialzare la testa quanto prima.